diciamo, alla città quest'opera meravigliosa. Questo segue dall'altro lavoro che è stato fatto, che è il trittico del Valletta, in cui in questo momento si trova nella chiesa di Santa Rosa, mi sembra, e dobbiamo rimontarlo nella sua sede originale, nella chiesa di San Giovanni de Bollato in piazza Lanza. Si sta parlando con l'ingegnere Tosini come organizzare non tanto il ritorno, ma dobbiamo far fluire queste bellezze. Quindi ci vogliono, oltre che dell'anima, delle persone, dei volontari che tengono aperto la chiesa e possono dare anche delle spiegazioni ai visitatori. Potrebbe essere un bel percorso, perché si potrebbe partire da Piazza Cristo, nel Museo Civico, Piazza Dante, via Mazzini, poi per andare all'altro trittico del Valletta che si trova a Santa Rosa. Quindi si potrebbe dare un bel impulso alla città per creare un percorso turistico per i visitatori. Oggi andiamo a restituire appunto la città, questa Madonna del Bambino, perché è del questa è stata un'opera, poco come spiegherà il professore, importante, perché sembrava molto più facile. Infatti ha programmato di portarla, staccarla, portarla giù a Valle Faule, eccetera, poi invece tutto si è fermato, perché è fatta sul legno, quindi spostarla si poteva creare, potevamo fare dei danni più che restare. Quindi ecco, è stata tenuta sul posto nella chiesa di San Sisto, una chiesa molto cara ai villarbesi, perché è la chiesa dove viene dato, sono i facchini di Santa Rosa, prima della partenza viene data la benedizione del Vivo Nobis a tutti i facchini. Quindi ha anche un significato, oltre che la bellezza del quadro, ma anche un significato storico del quadro stesso. L'altro aspetto che però la fondazione non è che consegnate queste due bellezze alle future generazioni, perché questo è lo scopo, oltre che il restauro, ma non fine a se stesso, ma conservare e permettere alle future generazioni di poter godere di queste nostre bellezze, che altrimenti andrebbero distrutte. L'altro appuntamento è sempre fatto insieme al cuore. Andiamo a restaurare la chiesa di San Francesco di Affreschi, che è la chiesa della cripta, la chiesa di San Francesco a Verano, che purtroppo si stanno deteriorando in maniera quasi irreversibile, quindi credo che recupereranno quello che si può recuperare e poi ci sarà una ricostruzione di queste affreschi. Quindi ecco, la nostra opera non si limita soltanto a Viterbo, ma su tutta la nostra provincia, perché il compito della fondazione, oltre all'arte, insomma, ci abbiamo altre istruzioni, guerre, eccetera, però l'arte è quella che ha più bisogno in questo momento di essere, tra virgolette, assistita. Buongiorno a tutti e a tutte le autorità civili e militari, oltre che religiose, ci sta sempre che padre parlo di San Sisto. Io sono molto grato, Presidente, sono molto grato alla Fondazione, perché ho notato in questi due anni di permanenza all'inizio del mio momento pastorale qui tra voi una presenza costante, mirata. Questo mi ha confortato molto, perché l'attenzione che si presta non solo a quelle che sono le situazioni contestuali dell'oggi, ma al patrimonio che racconta la nostra memoria, che inevitabilmente è il terreno fecondo per le progettualità, vede la Carica, veramente la Fondazione Carica, come uno snodo importante, che in modo oculato interviene senza sprecare energie. E a questo proposito, sicuramente anche quest'opera, io ho avuto la fortuna, la grazia di poter leggere abbondantemente tutto il restauro, sono rimasto molto colpito e soprattutto perché non è stato.
pauli, certamente però mi colpiva la differenza tra quello che il tempo nella sua incuria ha prodotto e quello che ci ha restituito nella sua bellezza. E poiché la bellezza non è mai solo estetica, ma anche etica, evidentemente diventa un bene da vivere, da praticare, che si inserisce molto concretamente anche nei percorsi che ci stiamo preparando a vivere, a livello culturale, alcuni condivisi con il sindaco, l'amministrazione, per quanto riguarda quelle che possono essere le sinergie su alcuni punti, perché chiunque viva questo passaggio per Viterbo o da Viterbo, per Roma, è evidente che possa trovare il meglio di noi, la bellezza che diventa anche spruno a saper vivere e a vivere bene ciò che ci viene consegnato. La sensazione che ho man mano maturata dentro di me nella lettura, nel vedere le immagini, e al di là della tecnica del restauro, di cui non mi permetto di addentrarmi, ma sicuramente l'emozione vissuta, anche perché la ricontestualizzazione di questa bellezza in un contesto bello come quello della Chiesa di San Sisto, che merita ulteriori interventi e su cui stiamo ovviamente riflettendo come intervenire, è importante perché si possa coltivare la cultura e coltivazione di emozioni interiori e conoscenza per poterla poi trasformare in stili di vita. Quindi esporre, porre alla visione ciò che è la bellezza riconsegnata, ripresentata nella sua originalità, nella sua freschezza, che è anche una freschezza emozionale, religiosa, il legame tra il vissuto e anche l'immagine a cui si fa riferimento, sicuramente sarà motivo di tante emozioni di coloro che potranno passare a guardarla, ad apprezzarla, a pregarla e a trarne i benefici della vita. Ciao a tutti, è veramente con immenso piacere oggi saluto tutte le autorità civili e militari, saluto il vicario del prefetto, l'eccellenza il vescovo, la sovrintendente che è sempre molto vicina al nostro territorio e con la quale condividiamo tante battaglie di difesa del territorio di Viterbo e della Tuscia. È veramente un grande piacere poter essere qui oggi a vivere insieme un momento importante per la città, un momento che rappresenta uno dei tanti tasselli di questo mosaico di progettualità comune che mira a valorizzare Viterbo e la Tuscia come un luogo dove si fa cultura, la cultura si vive, dove si vive anche di cultura e di promozione del territorio. E ha ragione il Presidente quando dice che c'è una sinergia davvero molto, molto solida e intensa. Se c'è qualcosa di bello e di positivo in questo percorso che stiamo facendo è proprio questa comunione di visione, di intenti, di volontà di portare la nostra città, insomma, oggi però vale anche per l'università, quindi università, diocesi, fondazione, le altre istituzioni del territorio, ognuno per il mondo dell'educazione, c'è il provveditore, cioè ognuno per la propria parte sta mettendo il proprio contributo, la propria partecipazione, il proprio bagaglio di idee, di esperienze e di professionalità per costruire questa immagine che è sostanza di un territorio che può emergere. E questo tassello che andiamo a mettere oggi è soltanto l'ultimo in ordine di tempo di una serie di progettualità molto comuni che si formano su questa idea di politicismo culturale dal punto di vista non soltanto territoriale, quindi esteso in tutto il centro storico e poi il centro storico di Piazza Comune che la Tuscia giustamente sottolineava il Presidente, ma anche a livello di contenuti e di proposte di valorizzazione di ciò che il territorio ha da offrire. E d'altronde non potrebbe essere diversamente, visto insomma l'ambizioso obiettivo che ci siamo posti, che è quello di finalizzare il completamento del dossier della candidatura a Viterbo per la Roma della Cultura 2033. Saluto a tutti e ovviamente a partire dai padroni di casa, che sono anche sottoscrittori di questa operazione di restauro, poi naturalmente un saluto al vescovo che invece è il padrone di casa, della pala.
un saluto alla sindaca con la quale ci unisce, come ha già ricordato, questo desiderio di valorizzare questo territorio anche dal punto di vista del turismo culturale e religioso, visto che siamo appunto alla vigilia dell'inizio dell'anno giubilare. Quindi mi fa piacere pure sapere che questi itinerari, diciamo, potrebbero prendere vita, e quindi questa serie di opere che la Fondazione ha restaurato nel corso di questi ultimi anni possono essere inserite in un percorso appunto turistico, culturale e religioso. Devo dire che partecipo sempre volentieri in prima persona a questi eventi di presentazione, ma oggi lo faccio veramente con grande entusiasmo, perché ho saputo che la parte appunto è stata restaurata e che ha avuto un precedente intervento, tra l'altro, da una figura importante del nostro ministero, la dottoressa Caterina Bon, che è stata poi direttore generale, una storica dell'arte di grande livello e fama. E mi fa molto piacere appunto presentare questo restauro, perché riguarda un oggetto particolarmente prezioso che è ancora oggi apprezzabile da tutti noi grazie ad un gesto coraggioso. Ecco, quello che infatti non si sa è che un'attività incessante ed anche molto temeraria portata avanti da un gruppo di storici dell'arte del nostro ministero durante gli anni della guerra, durante gli ultimi 2 anni della guerra, è stata determinante per salvare una quantità incredibile di opere d'arte di grande interesse artistico. Qualche anno fa nel nostro ufficio a Roma fu proiettato un documentario che di fatto era stato confezionato come un film, quasi un film giallo, che devo dire ha appassionato tantissimo tutte le persone che sono venute a vederlo, ed è stato presentato dalla dottoressa Marin Clarelli, che all'epoca, diciamo, era sovrintendente al Comune di Roma e adesso è tornata invece nei ranghi del Ministero, a sua volta, diciamo, storica dell'arte di grandi interessi e levatura. E in questo documentario si raccontava che cosa hanno fatto i nostri predecessori, di cui noi andiamo particolarmente orgogliosi. Spesso chi lavora al nostro ministero, appunto, compie gesti di coraggio che all'inizio non vengono compresi. Sto parlando di un signore che si chiama Emilio Lavagnino. Sicuramente alcuni di voi hanno letto tante cose, perché ha scritto moltissimo. Io stessa, benché sia architetto di Emilio Lavagnino, ho letto diverse cose. E questo signore, che è stato appunto uno storico dell'arte del nostro ministero, non era un allineato, e durante appunto il periodo immediatamente precedente alla guerra e nei primi anni del conflitto, è stato addirittura allontanato, messo a fare l'insegnante, perché nell'attività che noi svolgiamo da funzionari, da dirigenti, facciamo di fatto attività anche politica nelle scelte che ogni giorno ci troviamo a fare, e quindi paradossalmente era meno pericoloso uno storico dell'arte che faceva l'insegnante che non uno storico dell'arte che faceva il funzionario tecnico appunto ministeriale, che prendeva delle scelte che potevano non essere condivise. Ecco, questa persona, insieme ad altri che invece sono rimasti al loro posto perché evidentemente erano più bravi a muoversi, oggi diremo, e, ecco, ha condotto un'attività assolutamente, diciamo, oltre l'ordinario. Infatti, insieme appunto a questi coraggiosi colleghi, ha messo in salvo una quantità incredibile di opere d'arte, addirittura facendosene carico rischiosamente e personalmente. Uno di questi eroi, che si chiama appunto Rotondi, è il padre della persona che poi ha consentito di realizzare questo documentario e che lo ha poi proiettato in tantissime scuole, e noi pure lo abbiamo ospitato. Ecco, questo signore addirittura si è portato La tempesta del Giorgione in camera da letto, mettendosela proprio sotto il letto per avere una maggiore protezione ad un'opera d'arte che oggi per fortuna vediamo nuovamente appesa al muro e disponibile per tutti i nostri diciamo cittadini e visitatori. Quindi rivedere questa vaga dovrebbe ricordarci che un signore a suo tempo, durante il famoso maggio del 44, è andato a staccarla dal muro addirittura durante un bombardamento. È capitato in un momento particolarmente sfortunato durante una delle incursioni che, come sapete, ho visto che a Viterbo ho fatto anche una bella mostra su questa
diciamo, tragica storia del 44 a Viterbo. Ecco, 90 tonnellate di bombe sono state sganciate a gennaio, ma tutto il 44 per diversi mesi è stato un anno particolarmente sfortunato, e quindi San Sisto è una chiesa ancora più interessante dal punto di vista, diciamo, architettonico. Parlo del mio campo, può essere paragonata a Santa Chiara a Napoli, perché ha acquistato, riacquistato il suo aspetto con un'operazione di ripristino che, diciamo, sarebbe stata molto discutibile, perché ha tolto, diciamo, secoli di storia, ma gli hanno tolti le bombe, e quindi oggi la rivediamo nella fascia medievale, e così come Santa Chiara a Napoli. E dal punto di vista storico-artistico, grazie a quest'uomo coraggioso, vediamo un oggetto di straordinaria bellezza, eleganza e ricchezza e valore artistico nuovamente appeso al muro. Nella introduzione, questo rialzo così imponente, quasi vertiginoso, perché sotto c'è anche la cripta che nessuno visita, perché vi invito a vedere, perché ha un piccolo segreto per noi utile per il discernimento di quest'opera. Ecco, quindi uno entra in chiesa e l'altare è vuoto, in effetti, no? Quindi il tesoro è soltanto salire questa ripida scalinata e scoprire a destra effettivamente la presenza di questa meraviglia. Nei ripici, Firenze 1418-20-1492, questo è il suo arco. E il soggetto rappresenta canonicamente una sacra conversazione di impianto classico, in cui c'è una Madonna in trono tra i santi, Lorenzo, parto da sinistra verso destra, Lorenzo, Felicissima, Sisto Papa, e poi di qua Giovanni Battista, Girolamo, che si impone al centro di una scena conclusa, perché architettonicamente vediamo che c'è uno spazio ben delimitato, no? Ci sono delle paratie marmoree che al loro interno presentano delle imitazioni di marmi antichi, porfido e serpentino, quello verde e quello rosso, diciamo, no? Che sono i graniti del mondo classico. E all'interno di questa scena troneggia monumentale il trono di marmo e i santi. Chi sono questi santi? Perché questi santi? E non altri. E allora, una piccola indagine di approfondimento ci viene subito che a sinistra abbiamo i patroni locali, San Lorenzo, Viterbo, insomma, è il suo patrono, San Sisto, eccolo qua, è il padrone di casa, è il titolare della chiesa stessa, e questa monaca, Santa Felicissima. Chi è Santa Felicissima? Ma, francamente, la sua stessa veste monacale è attribuita a Daniele di Bici, ma pochissime le notizie che si hanno su questa santa. Si sa nel martirologio dell'VIII secolo, poi nell'XI secolo le sue reliquie contese da vari paesi della Tuscia approdano finalmente a San Sisto, e nella cripta di San Sisto abbiamo appunto una piccola urna con l'epigrafe che ricorda il nome di Felicissima. Quindi altro non sappiamo di lei, se non solo il fatto che sia una santa martire del Medioevo, in questo caso rappresentati in veste monacale. Qui a sinistra abbiamo i santi del luogo, il genius loci. A destra abbiamo invece interpretare la presenza di Giovanni Battista, di Girolamo e di Nicola come un profeta, un cardinale, un vescovo, insomma, come i garanti della dottrina della fede. Poi vedremo questa presenza in basso di questa curiosa iconcina di crocifissione che vi spiegherò. Ecco, al di sotto della scena corre appunto questa interessantissima didascalia che nomina i santi uno per uno con queste lettere, belle lettere capitali, che hanno al loro interno delle contaminazioni paleografiche e caratteri codici, con frequenti abbreviazioni e delle sintesi a livello di monogrammi, Vincenti, Us, tutto compresso in una sequenza di segni che si rincorrono elegantemente su delle corsie di linee molto, molto raffinate e molto precise.
terminata la conferenza, siamo venuti in loco e mi trovo con il restauratore Giorgio Capriotti davanti proprio a questo spettacolo. Sì, beh, è la soddisfazione finalmente di poter condividere con la città il risultato di questo lavoro che ha promosso la Fondazione Carite di Viterbo con la direzione della sovrintendenza territoriale di zona. Quanto tempo è durato il restauro? In tutto l'intervento è durato circa 7 mesi. Lo scorso anno si è concluso il 4 dicembre scorso. La destinazione dell'opera adesso è alla pubblica fruizione dei devoti, ma non solo, perché insomma, è veramente un episodio di una presenza della cultura figurativa fiorentina più nobile in un territorio che invece non ne ha avuto mai testimonianza. Certo. Durante la conferenza ho sentito che qualcuno diceva della locazione, che sarebbe più idoneo rimetterla sopra all'altare maggiore. La collocazione delle opere antiche non lo dobbiamo immaginare secondo la nostra percezione a parete. Questa è una deformazione del nostro criterio percettivo. Questa è la destinazione che l'opera ha avuto a seguito dei rifacimenti anche importantissimi che la Chiesa ha avuto dopo la ricostruzione post bellica. Quindi l'assetto originario del presbiterio è cambiato. Dobbiamo pensare, come le fonti ci citano, le testimonianze iconografiche ci confermano, che queste opere monumentali, pale, politici, finissero al centro del presbiterio, non dico a parete, messe a parete, ma al centro del presbiterio, addirittura consentendo la deambulazione del pubblico. Ripristinare questa funzione centrale della pala al centro di uno spazio destinato è anche una sfida di carattere museografico, ma non solo, direi anche politico, perché l'assetto della chiesa ora è mutato. Quindi è una questione di scelte, come sempre, di valutazione dei vantaggi e svantaggi. Bene. E comunque Viterbo ha riacquistato un gioiello veramente bello, unico, una chiesa importante che annualmente torna in evidenza con la benedizione dell'articolo mortis in occasione delle celebrazioni rosiane e l'occasione appunto per ricordare questa presenza. Venite a vederla e sapetela custodire. Certo, grazie. Prego. Grazie professore.